Se la Cina continua a crescere con il tasso attuale di sviluppo del 10% medio anno, tra 5 anni la Cina sarà una Cina e mezzo. Noi viviamo in una società in cui il 98%, probabilmente il 99% della popolazione vive dentro Matrix, cioè dentro uno schema che è totalmente finto. Al di là di Matrix c'è la realtà nel film. Al di là di quello che voi vedete e di quello che milioni di persone vedono, c'è la realtà. Quello che vedono non è la realtà. Brutalmente così parlando, cioè delle cose che avete ascoltato, l'intero quadro che ci circonda, cominciare dalla guerra, dalle bombe, dagli uccisi, dalle ragioni, dai problemi, dai principi. Al di là di quello che vi viene detto, c'è la realtà, ma quello che vi viene detto non è la realtà. Voi capite che questa situazione produce una prima considerazione. Se è vero quello che avete ascoltato, ed è vero, noi non viviamo più in democrazia. Non esiste nessuna democrazia. La democrazia nel mondo occidentale è finita da tempo. Non ce ne siamo accorti. Neanche gran parte della sinistra se n'è accorta. Lo dirò perché immagino che a volte voi siano sinistra. La sinistra è diventata l'abiezione reazionaria più pericolosa, perché si presenta con l'aspetto della forza progressiva e invece è l'elemento più insidioso e ostile nei confronti della democrazia. Questo è un punto a tenere presente. Stanno diventando i nemici, i nostri nemici. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione generale, poi entrerò un po' nel merito, è questa. Attenzione, perché noi stiamo entrando in guerra. Lo dico scherzando, perché ci siamo già in guerra. No, sto pensando a un'altra guerra. E i sistemi che mi sono stati qui illustrati ci dicono già come si sta preparando la nuova guerra. Una guerra di cui nessuno parla, con questi stessi identici sistemi, preparando il nemico. Il nemico si costruisce prima, il nemico le vere, è stato detto e scritto, le vere portaerei che costruiscono la guerra non sono quelle di metallo, sono le prime pagine dei giornali, i telegiornali, le notizie come vengono date. Le guerre si preparano così, in anticipo, bisogna costruire le menti che sono capaci di accettare la guerra come inevitabile, come giusta. Come, non mi pare, non importa. Il movimento pacifista è morto in Italia perché una parte rilevante della sinistra ha accettato questa guerra sulla base dell'inganno che vi è stato qui raccontato. C'era l'assassinio di massa della gente e quindi l'intera sinistra ci è arrivata. Io ho un amico, un grande caro amico che si chiama Davide Riondino, con cui abbiamo fatto tante battaglie. L'altro giorno gli ho telefonato e mi dice: ma io non sono d'accordo per niente con la tua tesi, ma è orribile quello che scrivi, che è una guerra illegale, è orribile. Ho scritto sul mio blog sul Fatto e lui mi ha dedicato una poesia, penso un po', sul suo blog sul Fatto, per dire che era d'accordo con la guerra. Tremendo. E poi una persona in buona fede, lo dico, lo cito perché è pubblico questo dibattito, io gli ho risposto. Non per questo non sarà mio amico nel caso specifico, ma mi agghiaccia il fatto che una persona intelligente sia stata manipolata fino al punto di cambiare campo, letteralmente cambiare campo, passare dalla difesa della pace alla difesa della guerra, senza sapere di che si tratta. E così accade per centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone. Dicevo, attenzione, perché stiamo preparando alla guerra più vasta, una guerra più vasta che, ahimè, devo dirlo, sarà una guerra di sterminio, ma di milioni. Non pensate che sto esagerando. Il quadro che ho di fronte, chi segue le cose che io dico lo sa, è un quadro agghiacciante. Perché noi stiamo andando velocemente verso un mondo insostenibile, dove una parte, cioè noi, i ricchi, i potenti, gli armati, dovranno distruggere gli altri, i poveri, gli impotenti, i disarmati. Questa è la guerra del futuro e non sarà un futuro lontano, guardate, è il futuro della vostra vita. Non l'ho scritto io, c'è un autore americano che si chiama Martin che ha scritto un libro molto bello intitolato Il significato del XXI secolo. È uno scienziato, un americano, molti difetti, ma in questo libro lui dice una cosa che mi ha colpito moltissimo, la frase: i lettori di questo libro vedranno con i loro occhi quello di cui stiamo parlando. E io ve lo dico a voi, voi che siete giovani, vedrete con i vostri occhi, purtroppo, temo, quello che sta per accadere. Perché non c'è lo spazio per noi e per loro, per noi ricchi e per loro poveri su questo pianeta. Non c'è lo spazio. E questo si verificherà nel corso dei prossimi 15-20 anni al massimo, cioè nel corso della vostra vita.
Non lo sapete, perché non ve lo dicono. Ma io cercherò di dirvi perché e come, velocemente, poi andate a informarvi per conto vostro e scoprirete per conto vostro quello che sto dicendo. Perché tutte queste cose non sono sul mainstream, ma certo sono sul web. Queste le trovate facilmente, basta leggerle con attenzione, cum grano salis, come dicevano i latini, ma ci sono tutte. E soprattutto ci sono in una pubblicistica assolutamente, che è molto più importante del web, in una pubblicistica che è assolutamente incontrovertibile. Vorrei che aveste chiaro che le cose che sto dicendo non sono delle ipotesi futuribili, sono le ipotesi vere che stanno per accadere. Perché vedete, la differenza che separa noi dall'impero romano, anche l'impero romano crollò. Un secolo circa dopo Cristo, l'impero romano, che era stato il mondo intero, è crollato. E ci sono voluti 11 secoli per risalire al punto di partenza. Bene, noi siamo nella stessa situazione, anzi molto peggiore, ma abbiamo una cosa nuova che al tempo dell'impero romano non c'era. Abbiamo la tecnologia, abbiamo i computer. Noi guardiamo nel futuro. Sì, noi siamo in grado di guardare nel futuro. E i dati che abbiamo a disposizione sono esattamente questi. Noi già sappiamo quello di cui io sto parlando. E lo sappiamo in modo incontrovertibile. Volete un esempio? Ve lo faccio subito. Se la Cina continua a crescere con il tasso attuale di sviluppo del 10% medio anno, fra 5 anni la Cina sarà una Cina e mezzo, perché 5 per 10 fa 50, 1,5 e mezzo Cina, fra 5 anni, guardate che sto parlando del 2016, non sto mica parlando del 2500, nel corso della prima metà di questo secolo, sappiatelo, non ci sarà spazio su questo pianeta per noi e per la Cina. È chiaro? Queste cose si calcolano, non sono delle ipotesi generiche, le sappiamo. Volete un'altra cosa che sappiamo? La sappiamo per certa. Siccome noi nel 1990 abbiamo gettato nell'atmosfera 13 miliardi di tonnellate di anidride carbonica e nel 1999 ne abbiamo tirato fuori 25 miliardi di tonnellate e adesso stiamo gettando nell'atmosfera 50 miliardi di tonnellate, quando dico miliardi di tonnellate metriche, voglio dire pesano, 50 miliardi di tonnellate di gas. Le abbiamo buttate nell'atmosfera, questo produrrà che cosa? Produrrà un aumento della temperatura del pianeta da 3 a 4 gradi rispetto ad oggi. Oggi siamo già al 2%, andremo al 4%, al 5%. E sapete la curiosità? Uno dice, che mi frega avere 5 gradi in più per la temperatura media del pianeta? Ve lo spiego io che cosa mi frega. Lo sapete qual è la differenza che c'è tra la temperatura di oggi, media, alla superficie della Terra e quella dell'ultima glaciazione terrestre? 5 gradi. La temperatura media della Terra, alcuni milioni di anni fa, all'ultima glaciazione, era 5 gradi superiore a quella di oggi, inferiore a quella di oggi, pardon. Se aumentiamo di altri 5 gradi, quali saranno gli sconvolgimenti del nostro pianeta? Quanta gente sopravviverà? Tutto questo avviene nel corso della prima metà del secolo XXI, non più in là, cioè avverrà nel corso della vostra vita. Allora la domanda finale su questo punto è: come fronteggerà l'Occidente ricco? Quando dico l'Occidente dico anche noi, sto parlando anche dell'Italia, dell'Europa. La domanda è questa: quando sarà evidente? Questo, quello che io vi dico adesso, è evidente agli scienziati, a quelli che sanno come stanno le cose, a quelli che guardano nel futuro. La domanda che mi pongo è: che cosa succederà fra 10 anni, non dico più in là, quando sarà necessario spiegare a tutti gli europei, ai 500 milioni di europei, ai 300 milioni di americani, guardate che il vostro tenore di vita non è più sostenibile. Voi dovrete andare indietro dal punto di vista della quantità di cose che consumate, dei vestiti che vi mettete addosso, delle automobili che avete, delle cose che mangiate. Perché questo bisognerà dirgli. Bisognerebbe dirgli. La domanda è: chi è che glielo dirà? Qual è il presidente degli Stati Uniti d'America che può dire una cosa del genere a 300 milioni di americani? Qual è il dirigente europeo che può dire queste cose? Chi è che lo dirà ai tedeschi? Ah, anzi, l'unica cosa, l'unica forse che lo può dire è la signora Merkel. Noi abbiamo un unico dirigente europeo che è stato capace di dire no alla guerra libica, gliel'ha detto, non c'è andata. Poi bisogna capire perché la signora Merkel si è potuta permettere questo comportamento variegato. Non è di sinistra, tra l'altro, guarda un po' che caso. Non è di sinistra. Tutti gli altri, compresi quelli di sinistra, compresi il nostro presidente della Repubblica, Napolitano, ci hanno parlato di guerra umanitaria. Bravi, bravi. Dicevo appunto, chi è che dirà queste cose alle popolazioni di cui noi facciamo parte? Nessuno glielo potrà dire, perché nessuno ha il coraggio. Nessuno ha il coraggio di dire vi abbiamo mentito fino a ieri. E allora?
E allora si farà la guerra. E allora si farà la guerra, cari amici. Perché il paese più armato del mondo, gli Stati Uniti d'America, che spende quest'anno 700 miliardi di dollari per spese militari, che è due volte quello che spendeva quando c'era la guerra fredda, cioè quando c'era il nemico comunista di fronte. Adesso hanno raddoppiato le spese militari. Perché? Sono gli unici, teoricamente. No, perché si stanno preparando a questa guerra di cui vi sto parlando adesso. Loro lo sanno. Lo sanno benissimo. Si stanno preparando a quella guerra, che sarà, come dicevo, non una guerra per vincere contro i cinesi. No, non sarà per vincere, sarà per liquidarli. Sarà per ucciderli. Per ucciderne a centinaia di milioni, perché se ce ne sono così tanti sulla Terra, produrranno anidride carbonica, consumeranno, mangeranno, eccetera, eccetera. Ed è questo che bisogna evitare, che esistano. Quindi, questo è il punto che io volevo sottolineare, che noi siamo in grave pericolo, non lo sa nessuno, ma noi tutti siamo in pericolo di vita, voi in particolare, io sono già un po' vecchiotto, non lo vedrò forse, ma voi lo vedrete, voi siete in pericolo di vita, direttamente, parlo della vostra vita, di quella dei vostri figli al massimo, più in là non sono in grado di andare. La posizione della Cina per me invece è del tutto diversa. La Cina, bisognerebbe cominciare a studiare bene come si comportano i cinesi, non lo facciamo abbastanza. I cinesi hanno una visione del mondo molto prolungata nel tempo, lunga. I cinesi hanno un senso del tempo diverso dal nostro. Non gliene frega niente di come noi reagiamo. Se dovessi dire in una sola parola, direi così: fate pure. La guerra in Libia, fate pure. La guerra in Iran, fate pure. Poi vi spiego perché. Anche la guerra in Iran gli interessa relativamente poco. Come avrebbe detto Mao Zedong, noi ci sediamo sulla riva del fiume per vedere il cadavere del nemico che passa. Questo riassume. Peraltro, vorrei che voi capiste bene la loro posizione. La loro posizione è questa: sono il paese in questo momento che ha in mano le leve del commercio mondiale. Di fatto sono il numero uno. Ma non vogliono apparire. Non vogliono apparire. Notate bene che i 9 banchieri di cui ho parlato prima sono tutti occidentali. In quell'elenco di 9 ci sono tutte le banche americane più importanti, francesi, svizzere, eccetera, inglesi. Non ci sono i cinesi, ma i cinesi controllano oggi gran parte della finanza mondiale. Le prime 3 banche di investimento del mondo sono cinesi. Perché non vogliono apparire? Perché sono intelligenti, perché sono saggi. Loro stanno pensando che allo stato attuale delle cose loro sono già in posizione di primo piano. È un discorso complicato da rifletterci sopra. Ma se appaiono troppo in primo piano comincia subito la preparazione della guerra del nemico. Quindi loro gli conviene stare in secondo piano, non farsi vedere troppo, di non accentuare le loro caratteristiche. Fanno bene, lo sapete perché fanno bene? Perché pur diventando loro il futuro impero, di fatto, loro si rendono conto che non potranno fare la stessa operazione che hanno fatto gli americani. Gli americani hanno costruito l'impero attraverso il loro immaginario collettivo. La forza dell'America è Hollywood. L'America ha raccontato al mondo se stessa come se l'America fosse tutto il mondo, cioè la loro storia è diventata la nostra storia. Quando c'è stato l'11 settembre, che cosa hanno detto tutti? Siamo tutti americani. È vero o no? Hollywood è la chiave. Ora, la Cina costituisce la più grande cultura del mondo, con una lingua totalmente diversa dalla nostra, con una cultura totalmente diversa dalla nostra. Io ho parlato con molti cinesi, perché lavoro con Gorbaciov nel centro suo che ha costruito, e lì ci sono i cinesi molto interessanti, molto culturalmente molto svegli, che capisco dal loro modo di affrontare. Cioè loro dicono, ma il nostro racconto non può essere il vostro racconto, voi siete troppo diversi da noi. E quindi la Cina non può pretendere oggi al ruolo di potenza mondiale, culturale. Cioè che per guidare il pianeta tu devi avere un progetto per il futuro. Sono migliori di noi, perché guardano al futuro. Però non sono ancora capaci di parlare il nostro linguaggio. E quindi pigliano tempo. Questa è la mia interpretazione. Me lo dico, l'hanno pure detto in alcuni casi. Quindi questo punto è delicato, perché si associa a un secondo punto che ho finito. Il secondo punto è che la Cina non ha ancora le armi strategiche necessarie. I suoi missili non sono ancora sufficienti a costituire una deterrenza strategica per i missili americani. Ha già molto, ma non ha ancora abbastanza. Quindi la Cina uscirà fuori nel corso dei prossimi 5, 6, 7 anni. Allora la vedremo. Ma quando vedremo questa Cina, vedremo la preparazione della guerra contro la Cina. Comincerà a preparare l'immagine del nemico. I cinesi sono i responsabili della nostra crisi. Fino a che i mass media saranno nelle mani delle grandi corporation e dei grandi poteri del mondo, noi saremo tutti manipolati a milioni.
Quindi sappiatelo, il sistema dei media è il nostro nemico. Nemico. E come tale va combattuto. Vi invito a organizzarvi dovunque siate per combattere il sistema della comunicazione. Ciascuno trovi le sue forme. Ciascuno trovi le sue forme. Ma il problema fondamentale è togliere dalle mani di coloro che hanno in mano il sistema della comunicazione il controllo della comunicazione di massa.